Salve a tutti gente e benvenuti nel regno videoludico di Valfer Games. Io sono Valfer, il signore dei giochi. E benvenuti gente in quest'area di retro games che c'è nell'area che proprio mi mancava. Alcuni di voi me l'hanno chiesto: Valfer, farai anche del retro games? Assolutamente sì ragazzi, proprio come ora inizia la serie dedicata a Crash Team Racing. Un gioco che, porca miseria ragazzi, le lacrime, i ricordi di questo gioco bellissimo, i ricordi, che cazzo è successo? Ho premuto forse qualcosa io, è partito, stavo dicendo le lacrime, a me mi state vedendo pure voi ragazzi, che cos'è? Salve creature di questo pianeta, vi propongo una sfida! Eh? Che cosa caspita? Così mi piacciono le gare, fastidiose lumache terrestri! Sono io, Nitros Oxide, il più veloce pilota della galassia! Viaggio alla ricerca di creature da sfidare in una corsa! Un piccolo gioco che chiamo Vinca il più veloce! Ecco come si gioca! Il pilota più abile del vostro pianeta dovrà gareggiare con me! Se vincerà la corsa, lascerò il vostro misero pianeta in pace! Altrimenti, trasformerò il pianeta in un parcheggio di cemento! E farò di voi i miei schiavi! Ma proprio è tanta mancanza che fai venire a rompere la minchia qua! Battetevi per il vostro pianeta! Va bene, ecco la storia allora. Stavo dicendo ragazzi, mi dispiace purtroppo se non posso portare tanti video. Io vorrei caricare, come giusto, io ve lo dico per informarvi, 5 video al giorno, però l'editing è pesante e YouTube è infame, oltre che bastardo, toglie ben 70.000 bitrate di qualità grafica ai miei video, quindi voi li vedete sempre un po' sgranati, un po' così, non come vorrei io. Mentre io vorrei farveli vedere così in alta definizione, ragazzi, che quando abbiamo un personaggio senza un elmo o qualcosa, voi riuscite a contare ogni singolo capello che abbiamo in testa, ma non è propriamente possibile. Comunque sia, iniziamo questa nuova serie, ragazzi. Allora, caricamento. Questo primo video, ve lo dico, ragazzi, non verrà editato per niente, non ci saranno tagli ai caricamenti che durano anche pochi secondi. Allora, che cosa abbiamo? Crash, personaggio intermedio, velocità, accelerazione e gira, che è abbastanza buona. Dottor Neo Cortex, che ricordi? È uguale a Crash praticamente, identico. Poi abbiamo Tiny, me lo ricordo Tiny, mamma mia. La sorellina, intermedia però ha molta accelerazione, poca manovrabilità, una velocità normale. Intermedio, Engine, che non mi ricordo chi sia sinceramente, non me lo ricordo ragazzi. Dingodile, oh. Polar, ah, è l'orsetto polare che si usava con Crash. Eppure il tigrotto, mamma mia, io mi sa che prenderò il tigrotto e lo chiameremo Gino. Anzi no, Gigi. Un bel Gigi da corsa. Scusate la tosse, ma soffro purtroppo di problemi di asma ogni tanto, che mi vengono fuori sotto forma di tosse persistente. Ok, vediamo. Benvenuto nell'arena dell'avventura. Puoi fare dei giri qui intorno ed esercitarti nella guida. I puntini e le stelle sulla mappa sono i passaggi di teletrasporto per le piste delle gare. Quando lampeggiano, significa che la via è aperta. Per accedere a una pista, devi guidare fin sopra al passaggio di teletrasporto, su cui appare un vortice e verrai automaticamente catapultato sulla linea. Hai rotto il cazzo, va bene. E bello è che devo giocare, ragazzi, come si faceva una volta, con le freccette. Quindi, incominciamo. Vai a Crash. Forse a qualche livello me lo ricordo, c'erano dei livelli che mi piacevano veramente tanto da correre. Alla faccia di chi dice, Valfer, tanto tu non registrerai mai giochi di macchine. Più gioco di macchine di qui è anche più figo di quelli stile Need for Speed e cacchio. Poi stiamo parlando di Crash, un mitico classico. Siamo partiti col turbo.
attaccati la mia cosa. Neanche a fare il salto. Quanti giri sono? 3 giri. Ok, via, piano. Il turbo. Mamma mia che turbo, ci siamo pure impennati. Beccatevi pure la mia... Non mi ricordo... Ah, ok, così abbiamo il contachilometri della mappa, meglio la mappa. Non mi ricordo se c'era un tasto per guardare indietro, sinceramente, non me lo ricordo. Ah no, sì, funziona, mi mette pausa. Sto giocando, ragazzi, io all'emulatore della PlayStation 1, giusto che voi lo sappiate, con il joystick della 360. So bene che probabilmente alcuni di voi ci avranno provato e non sarete riusciti a farlo funzionare, perché ci vuole un programmino che fa funzionare praticamente il joystick della 360, facendolo considerare all'emulatore come se noi stessimo usando la tastiera praticamente. Non è propriamente facile, però. Ah, ok, poi c'è pure il salto col quale tasti col quale saltiamo per sgommare, perfetto. Giro finale! Io nel frattempo piazzo trappole a go-go come se non ci fosse un domani. No, nell'acqua no, nell'acqua no, ok. Forse che siamo primi. Gli altri sono parecchio indietro, per di più. Meglio per noi, sinceramente, meglio per noi. Ok, così. Forza. Perfetto. Ovviamente, ragazzi, registreremo tanti vecchi giochi della PlayStation 1 Retro Games, col quale vi farò uscire tante lacrime per i ricordi. Oh, e abbiamo vinto. Ah, che bello. Prima gara, prima vittoria, così, anche facile è stata. Mi sa che più avanti, in base ai vari tragitti, diventeranno anche più difficili. Scusate ancora la tosse. Che bella signorina. Un po' pixellosa, però sempre bella. Ok. Allora, noi al primo posto. Polar è al secondo ed è demoralizzato. E il dottor Di Nio qualcosa è al terzo ed è incacchiato nero, mi sa. Veramente incacchiato nero. Complimenti, hai vinto un trofeo. Tutto qui? Ecco, doveva dire qualcosa. Più frutti Wumpa riuscirai a raccogliere, più andrai veloce. Mi stai già sul cazzo proprio, in una maniera... Ok, qua dice che serve una chiave per fare queste gare, quindi ora che abbiamo preso il trofeo... Ah, possiamo andare qui. Con tanto di derapata... Fiale di Ro. Che posto sarà mai questo? Non me lo ricordo. Ci ho giocato io, ragazzi, ben 20 anni fa, per dirla giusta. Avevo 5 anni quando ho incominciato, ora ne ho 25. Quindi ben 20 anni fa ho giocato l'ultima partita a Crash Team Racing, perché giocavo praticamente solo a questo nella PlayStation 1 e mi divertivo veramente parecchio. Ah, bello questo posto, mi piace. Tutto ambientato sott'acqua. Bombette via dai coglioni. Chi è il prossimo? Mi scusi, io la sorpasso maleducatamente e le piazzo pure una fiala d'olio. Non mi ricordo con quale tasto si possa guardare indietro, essendo io con il joystick per la 360. Non lo so, praticamente. Mamma mia, che ricordi, che ricordi, che ricordi bellissimi. Una cassa. Ah, frutti Wumpa, ok. Perfetto, così. E ti sarebbe piaciuto. Ok, forza. L'ho tirata in avanti per sbaglio e dalla mappa vedo che ce le ho praticamente appiccicate al culo. No, non mi supererete, non ve lo permetto, non ve lo posso permettere, perdonatemi, ma aia. Mi piace che siamo una tigre e mi agoliamo come gattini teneri teneri pucciosi. Mamma mia. E l'ultimo giro ce la dobbiamo fare a superarli tutti. Assolutamente. Per forza. Cazzo, ti ridi che ti ho già superato.
E siamo all'ultimo giro. Catevi. Qualcuno se l'è presa infatti la mia cassa di TNT. Campione del mondo, ce l'ho fatta. Mamma mia. Troppi ricordi nella mia mente, ragazzi, in questo istante. Troppi ricordi. Ma, ebbene sì, ragazzi, credo che momentaneamente ci fermeremo qui. Ebbene sì. Con la magia dell'editing più avanti faremo 3-4 corse alla volta. Tanto durano anche poco, quindi. Ma per ora ci fermiamo qui, ragazzi. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, ovviamente, lasciate un mi piace. Lasciate pure un simpatico commento, ragazzi, se anche voi avete giocato in passato a questo gioco bellissimo. Detto questo, con noi che saltelliamo come ebeti, Dingo Dile che è demoralizzato, il Dottor Cortex che è proprio... Mi sa che tra poco dovremmo chiamare un'assistenza psicologica perché forse avrà un crollo psicologico e tenterà il suicidio. Complimenti, hai vinto un trofeo. Sì, non hai altro a dirmi? Ha sempre qualcosa da dire sta cazzo di maschera. Quando vieni colpito in testa da una cassa... Muori, ok. Detto questo, ragazzi, da Valfair Games è tutto. Alla prossima!